Sono stati ufficialmente designati gli arbitri per il primo turno dei playoff del girone C della Serie C in programma martedì 7 maggio. Cerignola Giuliano sarà diretta da Mattia Ubaldi di Roma 1, con assistenti Michele Piatti di Como e Pierpaolo Carella di L'Aquila. Quarto uomo Valerio Pezzopane della sezione dell'Aquila. Picerno Crotone sarà diretta da Niccolò Turrini di Firenze, con assistenti Davide Conti di Seregno e Manuel Marchese di Pavia. Quarto uomo Andrea Calzavara di Varese. Taranto Latina sarà diretta da Mattia Caldera di Como, con assistenti Glauco Zannellati di Seregno e Gilberto Laghezza di Mestre, quarto uomo Michele Del Rio di Reggio Emilia. Per quanto riguarda il direttore di gara di Taranto Latina, è al quinto anno e ha chiuso la stagione regolare con 22 match conditi da 110 cartellini gialli, 3 rossi e 8 calci dai rigori assegnati. I precedenti con il Taranto ripartono dal 2017-2018 in Serie D, con Gragnano Taranto che vide la compagine rossoblu imporsi 3-1 fuori casa grazie alle reti di D'Agostino, Diachite e Favetta. Nel 2018-2019, sempre in Serie D, il direttore di gara Caldera di Como ha diretto Taranto Picerno, finita 0-0, e Nola Taranto, finita 3-1 per i rossoblu con la doppietta di D'Agostino e la rete di Croce. Si passa poi alla stagione 2021-2022 in Serie C, con Taranto Monterusi terminata a reti inviolate. Nella stagione 2022-2023, due gli incontri diretti da Caldera: Taranto Potenza, terminata 2-0 per gli Ionici con le reti di Antonini e Romano, e Viterbese Taranto, terminata a reti inviolate. Nella stagione attuale, il Taranto ha visto una direzione di Caldera di Como, ovvero Taranto Cerignola, terminata 0-0. Due i precedenti invece con il Latina nel 2018-2023. 2019 in Serie D, Avellino Latina terminata con una rete per parte, e nella stagione 2022-2023 Turris Latina terminata 2-2. E l'informazione sportiva prosegue su giornalerossoblu.it.